Buonasera a tutti, è davvero un piacere vedervi qui al terzo appuntamento di questo particolarissimo corso su cultura e salute, di cui vedete qui i vari appuntamenti. Oggi siamo a questa puntata in cui parleremo di ambiente naturale, come l'ambiente naturale influenza la salute fisica e soprattutto mentale delle persone. Partirò con una breve introduzione al tema, dopodiché vedremo un video di un esperto e quindi poi la parte più interessante della serata sarà l'incontro con i nostri discussant cosiddetti. Allora, ho dei problemi con il, evidentemente, ecco qua, scusate. Allora, l'anno scorso abbiamo avuto un'esperienza terribile di questo lockdown che ci ha veramente creato grossi problemi anche dal punto di vista psicologico e penso che ognuno di noi ha sofferto molto dell'allontanamento dagli spazi naturali, soprattutto. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l'importanza dell'ambiente naturale e abbiamo provato un grande sollievo quando abbiamo potuto riprendere il contatto con l'ambiente naturale. Pensate che nelle Shetland dal 2018 i medici prescrivono attività basate sulla natura come world bird watching e passeggiate sulla spiaggia per trattare una serie di condizioni mentali legate allo stress, ma anche per trattare condizioni fisiche come malattie cardiache e diabete. Probabilmente più tardi ne parleremo. Ma il primo studioso che ha colto l'effetto dell'ambiente naturale sulla salute umana, curiosamente, era un architetto. Era questo personaggio, Roger Ulrich, è uno statunitense che è nato nel Michigan negli anni 40, tuttora in attività, lavora sia negli Stati Uniti che in Europa, e inizia l'attività come architetto, poi questa esperienza lo fa diventare anche psicologo ambientale. Lui ebbe una malattia nell'adolescenza che lo segnò e qui in un'intervista lui parla di se stesso e dice che nei periodi che doveva passare bloccato a letto, stando male, guardando fuori dalla finestra vedeva un grande pino. E dice: credo che vedere quell'albero mi abbia aiutato molto il mio stato emotivo. E parla proprio anche delle esperienze spiacevoli in edifici sanitari tetri, a volte brutali. E quando lui, viaggiando per gli Stati Uniti, si trova in un piccolo ospedale della Pennsylvania, ha un lampo, ha un'intuizione nel vedere il corridoio di questo reparto di chirurgia, dove alcune camere, queste, davano su un muro di mattoni, mentre queste altre camere davano su un parco. Allora si fa dare tutte le cartelle dei pazienti che furono ricoverati in queste stanze negli anni precedenti, ne seleziona un certo numero, li appaia per tutti i fattori prognostici, sceglie un intervento chirurgico molto standardizzato, che era la colicistectomia, che allora era un intervento addominale invasivo, perché oggi si cura con un approccio che fa uscire il malato in pochi giorni dall'ospedale. E pubblica poi questo lavoro su Science, che si chiama View Through a Window, My Influence Recovery from Surgery. Scopre che i pazienti con la vista degli alberi avevano un periodo di recupero molto più breve, avevano valutazioni
più positive da parte degli infermieri, prendevano meno farmaci per il dolore, come vedete da questa slide, il gruppo del muro e il gruppo degli alberi, vedete la differenza delle colonnine, per il dolore, avevano meno complicazioni post-operatorie. Quindi questo apre veramente un mondo, e questa nuova scienza diventa una scienza che oggi è molto vitale, e sentirete poi il nostro esperto che ne parlerà. Una banale considerazione che noi come specie Homo sapiens abbiamo passato il 98% di tutta l'esperienza di questa specie nel mondo, nell'ambiente naturale, solo il 2% negli ultimi poche migliaia di anni. La prima città è quella di 5.000 anni fa, credo che sia Arslan Tepe nell'Anatolia, ma soprattutto poi l'inurbamento è stato soprattutto molto violento negli ultimi 200 anni, e fra poco si raggiungerà un punto in cui la maggior parte delle persone vivrà nelle città. Mentre i benefici per la salute dello spazio verde sono ormai ben noti grazie a queste ricerche pionieristiche di Roger Urich e anche di altri autori, l'interesse sullo spazio blu, cioè l'impatto del mare, dei fiumi, dei laghi e anche le caratteristiche di acqua che è presente nelle città, le fontane o qualcosa del genere, sulla nostra salute e sul nostro benessere si è sviluppato successivamente, più recentemente. E questo professor Nicholas Owens ha suggerito per primo che forse il grande passo dell'evoluzione umana non è stato necessariamente quando gli ominidi sono usciti dagli alberi, dalla savana, ma quando sono arrivati sulla costa e sono stati in grado di accedere ad esempio ai frutti di mare, che sono ricchi di acidi grassi omega 3, con effetti molto importanti sulla acuità visiva e soprattutto sul neurosviluppo infantile. Quindi il salto qualitativo è stato proprio nel momento in cui abbiamo potuto entrare in contatto con il mare. Ancora più recentemente la scienza si inizia a occupare del cosiddetto white space, e stasera ne sentiremo parlare molto. Quindi io lascerei a questo punto con una brillante psicologa, Giuseppina Spano, che è ricercatrice PhD all'Università di Bari e che da anni segue questo filone di ricerca. Vediamo cosa ci racconta in maniera abbastanza chiara e sistematica di questa realtà della ricerca medica scientifica sugli effetti benefici dell'ambiente naturale sulla nostra salute. Salve a tutti, io sono Giuseppina Spano dell'Università degli Studi di Bari e mi occupo di psicologia ambientale. Oggi vedremo insieme una rapida overview sulle recenti evidenze scientifiche a proposito del legame tra diversi ambienti naturali e benessere umano. Iniziamo dicendo che nessun ambiente è ristorativo o benefico di per sé. Anzi, un ambiente che può portare benefici a qualcuno può danneggiare altri. Per esempio, basti pensare alla spiaggia. Alcuni la amano, altri ne sono irritati. L'elemento discriminante è come ognuno di noi interagisce con ogni ambiente. Tuttavia, ci sono elementi degli ambienti naturali che stimolano quella che viene chiamata biofilia, ovvero un sentimento, una percezione di amore per la natura e per i processi vitali in generale. Uno dei fondamenti della psicologia ambientale è la cosiddetta Attention Restoration Theory, sviluppata da Rachel e Stephen Kaplan verso la fine degli anni 80. Tale teoria afferma che l'esposizione a determinate caratteristiche ambientali possa facilitare il recupero di risorse cognitive, emotive, fisiologiche e sociali che sono andate esaurite. In parole povere, l'interazione con un ambiente con certe caratteristiche può ridurre fatica mentale e stress,
Ma quali sono queste caratteristiche che deve possedere l'ambiente per essere definito ristorativo? Intanto deve dare la possibilità di estraniarsi, cioè di stare lontani dai pensieri quotidiani. Inoltre deve affascinare, cioè attirare l'attenzione per i colori, le forme, il puro piacere estetico. Deve fornire un senso di coerenza, di coesione tra i vari elementi e l'uomo che ne è immerso. E deve essere compatibile, cioè rispondere ai gusti di chi lo esplora. In ambienti naturali quasi sempre presentano queste caratteristiche. I benefici della natura, della presenza di spazi verdi, sono stati ampiamente dimostrati dalla letteratura scientifica. Da una prospettiva più ampia è per esempio stata dimostrata l'associazione del verde ad ogni fascia di età. Nei bambini, ad esempio, l'accesso agli spazi verdi sembra offrire una serie di vantaggi in termini di salute mentale, sviluppo cognitivo, per esempio memoria, attenzione, ma anche migliore gestione dello stress, migliore capacità di socializzazione, come anche una migliore prestazione accademica. Inoltre sembra che i bambini che interagiscano con la natura abbiano minore probabilità di sviluppare sintomi legati ad ansia, depressione e in generale disturbi mentali da adulti. Alcuni studi affermano anche che ci sia una correlazione tra esposizione al verde in tenera età e minore incidenza di disturbi psicotici quali la schizofrenia. Ovviamente questo campo di ricerca è ancora tutto da esplorare, ma le prime evidenze sono sicuramente incoraggianti. Lo stesso si può dire per gli studi sugli anziani, specialmente quelli che si concentrano sulle patologie età correlate, quali Alzheimer e Parkinson. Tuttora i meccanismi sottostanti non sono chiari, ma è già dimostrato in qualche modo che basti un'esposizione costante ad ambienti naturali, anche urbani, dall'età di 50 anni in poi, più o meno, per avere un effetto protettivo nei confronti delle patologie appena menzionate. Gli ambienti verdi e blu, quelli blu sono quelli acquatici, hanno moltissime cose in comune, ma presentano anche delle differenze. Molto spesso gli effetti benefici della vista dell'acqua sono incidentali, cioè avvengono per caso per le persone che abitano nelle vicinanze di uno spazio blu. Una delle prime review sull'argomento, a cura di White e collaboratori che vedete qui nella presentazione, ha messo insieme la letteratura a disposizione, evidenziando i seguenti effetti. Intanto ha trovato una minore incidenza di disturbi mentali in popolazioni che abitano vicino al mare. Poiché la frequenza di visite di uno spazio blu a fini ricreativi è associata ad una migliore salute mentale in termini di vitalità, umore, benessere, ma anche ad una pressione arteriosa più regolata. E inoltre che la connessione personale con l'ambiente naturale blu sembra essere associata ad un comportamento proambientale, ovvero una maggiore predisposizione alla cura della natura e del pianeta in generale. Spesso, l'effetto di esposizione ad ambienti naturali, che siano verdi o blu, sul benessere dell'individuo è mediato, ovvero influenzato, da alcune variabili, chiamate variabili intervenienti. Queste variabili possono rafforzare o indebolire l'effetto che va dalla natura, dall'esposizione ad ambienti naturali, al benessere. E le due variabili più rilevanti in questo senso sono la cosiddetta air pollution, cioè inquinamento atmosferico, ambientale, e il noise, l'inquinamento acustico. Gli inquinanti, è scontato, sono meno presenti dove c'è uno spazio verde. Perché è scontato, è intuitivo, perché la vegetazione rimuove gli inquinanti atmosferici, soprattutto le note polveri sottili, molto frequenti in aree urbane e tossiche per l'essere umano, perché quando estremamente piccole non solo entrano nei polmoni, ma possono penetrare nel flusso sanguigno, scusate, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente.
Come per l'inquinamento atmosferico, anche per quello acustico rileviamo una riduzione del suo effetto in prossimità di ambienti naturali. Questo perché la vegetazione ha il potere di assorbire e attutire i suoni, quindi renderli meno disturbanti, diciamo così. In che modo questo ha un effetto sulla salute? Perché evitando il fastidio, evita effetti psicologici correlati a tale fastidio. Per esempio, significa assicurare una buona igiene del sonno e quindi attenzione e memoria ne trovano giovamento, ma anche una situazione di rilassamento generale che si rileva da indagini anche cardiologiche, metaboliche, eccetera. Un suono benefico invece è quello delle onde del mare o del canto degli uccelli. Quindi ora appare chiaro cosa intendiamo quando diciamo che le due variabili inquinanti, atmosferico e acustico, possono indebolire o rafforzare, come nel caso del suono del mare, l'effetto già benefico dell'ambiente naturale sulla salute umana. Abbiamo fatto finora una veloce panoramica sul potenziale benefico degli ambienti naturali verdi e blu sulla salute e il benessere umano. Questo potenziale può essere sfruttato e viene sfruttato per agire in termini terapeutici e riabilitativi su diversi fattori relativi alla salute fisica, mentale e sociale. Per esempio, il giardinaggio rappresenta uno degli hobby più noti per l'essere umano. Recentemente, però, la ricerca scientifica si è proposta di misurare oggettivamente quali benefici apporti questo tipo di attività, sia indoor, cioè fatta al chiuso o comunque entro il perimetro della propria abitazione, in spazi verdi privati, e sia outdoor, per esempio negli orti sociali urbani o negli spazi preposti da particolari cliniche di riabilitazione. In effetti, qui vi porto un lavoro che prende in esame variabili psicosociali, ovvero legate alla capacità delle persone che fanno questo tipo di attività di interagire con altre persone, di socializzare. Mettendo insieme gli studi, che purtroppo sono ancora pochi per parlare di evidenze definitive, si può rilevare l'effetto benefico di attività di orticoltura e di giardinaggio terapeutico su diverse variabili psicosociali. Su coesione sociale, supporto sociale, coinvolgimento all'interno della comunità, ma anche di percezione di unità sociale, di fiducia, di connessione emotiva con le altre persone e in generale una sensazione di riduzione della solitudine. La cosa interessante è che questo effetto è molto più potente nelle società cosiddette individualistiche, come per esempio gli Stati Uniti, rispetto a quelle collettivistiche, come ad esempio il Giappone. Cosa possiamo speculare da questo? È che individui che nella loro società sono indirizzati a gareggiare, ad essere indipendenti, a primeggiare, trovino maggiori benefici in attività che coinvolgano un gruppo di persone che manipolano insieme elementi naturali, tipo fiori, piante, frutti, eccetera. Un'attenzione sempre crescente è anche rivolta all'uso degli ambienti naturali come scenari terapeutici all'aperto, sempre al fine di, diciamo, sostenere, promuovere la salute e il benessere umano. L'utilizzo di queste attività terapeutiche risale agli anni Ottanta, grazie alla tradizione medica giapponese del cosiddetto Shinrin-yoku, o bagno nella foresta, letteralmente, che indicava il sostare, ma anche il camminare e passeggiare nella foresta. Solo recentemente i benefici per la salute di tale bagno nella foresta sono stati supportati da prove scientifiche. Sono attualmente ormai disponibili una serie di studi che hanno, scusate, che hanno supportato l'utilità di questo tipo di trattamenti per la risposta fisiologica dell'individuo. Per esempio, la terapia forestale ha dimostrato di essere in grado di regolare i livelli di pressione arteriosa, sia sistolica che diastolica, avere un impatto positivo sulla risposta immunitaria e sulla risposta infiammatoria, e
e nelle funzioni cardiache e polmonari generali negli anziani. Inoltre è stato riscontrato che i livelli di cortisolo nelle persone impegnate nel bagno nella foresta, nello Shinrin-yoku, sono più bassi e livelli di cortisolo più bassi indicano minore quota di stress. Particolare interesse in questo campo di ricerca ha ricevuto lo studio dei potenziali benefici della terapia forestale sulla depressione. Le evidenze sembrano supportare l'uso di questa terapia come strategia per la prevenzione e per il trattamento della depressione lieve e moderata, grazie ad una diminuzione dei sintomi depressivi rispetto ad altre terapie non forestali, pensiamo fatte in aree urbane o in cliniche. Diciamo terapie che non coinvolgano la natura. È giusto sottolineare però che questi effetti protettivi sono stati osservati solo quando la terapia forestale, questo Shinrin-yoku, era fatto in maniera sistematica, cioè con protocolli precisi e non semplici passeggiate nel bosco o semplicemente stare nella foresta. E inoltre sono stati anche riscontrati miglioramenti significativi sulla percezione di rilassamento, sulla creatività e sulla socialità. Andiamo avanti con l'utilizzo della realtà virtuale. Alcuni individui, come sappiamo, purtroppo presentano problemi di mobilità ridotta. Oppure si trovano in situazioni che rendono impossibile l'accesso ad ambienti naturali. Per esempio, gli anziani che risiedono in case di cura, i pazienti ricoverati in ospedale o individui in carcere. In questi casi, una valida alternativa per garantire l'esposizione alla natura è rappresentata dall'utilizzo della realtà virtuale. La realtà virtuale può essere sia non immersiva, cioè per esempio mostrando foto in 3D o video di paesaggi naturali, ma anche immersiva, con l'utilizzo di speciali headset, cioè Oculus, occhiali, come quelli che utilizzano i giocatori accaniti di videogiochi, che permettono appunto di immergersi in una realtà alternativa, limitando o annullando gli stimoli esterni del mondo reale. Tale navigazione virtuale a 360 gradi è ancora poco utilizzata e i pochi studi a disposizione mostrano esiti contrastanti. Alcuni studi che hanno messo in confronto esperienze di esposizione in vivo, cioè in natura reale, ed esposizione virtuale, affermano che l'esposizione reale porta maggiori benefici in termini di rilassamento, miglioramento dell'umore e riduzione dello stress. Altri studi invece affermano che non ci siano differenze tra le due tipologie di esperienze. Invece, quando compariamo due diverse opzioni di realtà virtuale, cioè una in natura e l'altra in ambiente, per esempio, urbano, sembra che la prima abbia dei benefici, mentre la seconda no. Come dicevo, è un po' troppo presto per giungere a risultati soddisfacenti e definitivi. Anche perché la realtà virtuale presenta ancora un problema non da poco, cioè la cosiddetta motion sickness, che è un insieme di sensazioni di malessere dovute alla contrapposizione tra ciò che il corpo fa, per esempio stare seduti indossando questi strani occhiali, e ciò che sta vivendo, quindi per esempio una passeggiata in un bosco. Ecco, in alcuni individui questo provoca nausea, vertigini, fino anche ad arrivare a svenimenti nei soggetti più sensibili. D'altro canto, però, mi piaceva accennare a questo tema anche perché negli ultimi tempi le vicende sanitarie globali ci hanno costretti a stare chiusi in casa, quindi è tornata alla ribalta l'attenzione per quelle che sono, diciamo, chiamiamole sostituzioni o aiuti, supporti dell'esperienza reale, che talvolta e per alcuni in determinate situazioni può essere povera di stimoli naturali e reali. Infine, mi piaceva chiudere questo breve intervento con uno sguardo al futuro, diciamo così, un futuro in realtà molto prossimo, in quanto sono proprio i bisogni e gli accadimenti attuali
che stanno sollevando questioni di cui la ricerca scientifica prontamente poi si occupa. Partiamo da una suggestione che ci proviene da un qualcosa che conosciamo tutti, come abbiamo detto, a livello globale, ovvero, come tutti noi, diciamo, purtroppo sappiamo, la pandemia da Covid ha comportato delle misure restrittive che tutti noi abbiamo sofferto. Studi su studi hanno mostrato che la salute psicologica ne ha risentito. Col mio gruppo di ricerca abbiamo indagato le associazioni tra elementi verdi indoor, come presenza di piante in casa, presenza di illuminazione solare e vista di verde dalla finestra della propria abitazione, ed elementi outdoor, quindi presenza di, per esempio, spazio verde privato e quota di verde circostante alla casa, e il peggioramento di 10 variabili psicologiche. Che vedete qui, per esempio ansia, rabbia, paura, confusione, eccetera. Abbiamo in effetti trovato degli effetti differenziati tra i vari elementi verdi e le varie variabili psicologiche. Per esempio, una maggiore quota di luce solare è associata a un minore aumento di rabbia, ma anche minore aumento di scarsa concentrazione, di disturbi del sonno, ovviamente a livello di sensazioni percepite, autoriportate. Mentre gli elementi verdi indoor, no, scusate, outdoor, erano maggiormente associati al minor incremento di quasi tutte le variabili psicologiche prese in esame, tranne per quanto riguarda i pensieri ricorrenti sul Covid, sul lockdown, eccetera. Se in questo studio abbiamo esplorato gli elementi verdi dentro casa o comunque adiacenti all'abitazione, in quest'altro recente lavoro che vi porto, gli autori hanno indagato spazi verdi urbani sempre durante il lockdown, non solo in Italia ma a livello internazionale, e diciamo ciò che hanno evidenziato, che è molto interessante, è che per le persone gli spazi verdi urbani, soprattutto i parchi urbani, sono ritenuti fondamentali, in un modo che prima non era. Quindi è cambiata la percezione degli spazi verdi urbani e questo risultato sostiene la necessità di una pianificazione urbana post-Covid in un'ottica molto, molto più green. Infine, se gli effetti benefici degli spazi verdi e blu sono ormai noti, oggetto di studio da diversi anni, solo recentemente l'attenzione si è rivolta anche agli ambienti ghiacciati, nevosi, in generale montani. Di questi cosiddetti white space, cioè spazi bianchi, se ne comincia ad apprezzare in particolare la valenza terapeutica nei confronti delle persone di terza età, in quanto potenzialmente più vulnerabili a condizioni climatiche avverse, a causa per esempio del rischio di caduta o del rischio di isolamento dovuto all'impossibilità di uscire all'esterno quando per esempio nevica. Una delle prime ricerche sull'argomento ha esplorato le emozioni riportate da un campione di popolazione over 55 che vive a Minneapolis, negli States. È emerso che accanto alla preoccupazione e alla paura per la mobilità ridotta e la vulnerabilità legata alle particolari condizioni fisiche, troviamo anche forti sentimenti di soddisfazione, di gioia e un sentimento identitario molto forte, un sentimento di riconoscimento e di appartenenza nei confronti del paesaggio montano in chi è nato e cresciuto in questo ambiente. Ma la potenzialità degli white space rimane ancora tutta da esplorare. Questa, insomma, è una suggestione che vi lascio. E qui vi lascio invece una breve lista di bibliografia che potete consultare se volete per approfondimenti sui topic che abbiamo trattato finora. Vi ringrazio e vi saluto. Adesso abbiamo questa sezione di discussione e dibattito dove siamo molto fortunati perché abbiamo due star, una star della medicina, che è Giovanni Pedrazzini, e una star dell'alpinismo,
Romolo Notaris. Ma in realtà ho scoperto che queste due star hanno dei legami anche di amicizia molto forti, per cui il medico si sta trasformando in un alpinista, ce lo dirà magari, e l'alpinista in realtà in parte si è trasformato in un medico, ce lo racconterà per le sue avventure. Quindi adesso vediamo un video che ci ha portato Romolo, che ci dà l'idea del suo rapporto con la montagna e delle sue grandi avventure. Possiamo abbassare le luci nella sala, magari? Romolo, chi sei? Sono l'uomo che ha fatto una vita magnifica e attraverso la mia montagna ho avuto quasi tutto quello che volevo, e anche nel resto devo dire che sono un uomo libero e contento. Mi sento libero, a 68 anni sono felice di poter ancora arrampicare e divertirmi al 100%. La mia vocazione da alpinista è nata quando avevo circa 8 anni, col mio papà che mi accompagnava in montagna. Mi ha messo anche per la prima volta la corda e ho salito il ghiacciaio dell'Adula. Poi in seguito con la scuola mi hanno portato a vedere il film della spedizione italiana al K2 del 1954, e lì devo dire che è nata una decisione che mi ha fatto praticamente dentro di me decidere che sarei diventato alpinista. Zona della morte. Tito è a pochi metri da me, mi sorride. Adesso sono sicuro che ce la faremo. Tre passi, due passi, un passo. L'emozione è troppo grande, incontenibile. Mi girerò verso Tito. Nessun suono uscirà dalla mia bocca, solo le mie braccia si spalancheranno per stringere colui che farà parte di me stesso. Si scioglieranno senza fine. Lacrime di gioia che mi daranno quella pace interiore che tutti cerchiamo. E nella mente sensazioni inspiegabili. Agosto 1981, ore 11:30. Raggiungo gli 8.035 metri della vetta. Sono felice. Sento che la mente è già altrove. Perché alpinismo... Due o tre ore di sonno e rieccomi in pista. Sono di nuovo nel canalone, ma già molto in alto. Ed è proprio come pensavo, più arduo, più difficile. E oltretutto devo arrampicare senza guanti.
È sempre più dura. Ho già fatto 2 tentativi, ma non mi fido a passare. Dovrei poter mettere un chiodo per assicurarmi, ma la roccia o è troppo compatta o troppo sfaldata. Non riesco a fissarci niente. Cosa faccio? Ho 2000 metri tra le zampe. Oh, merda, Lori. Cosa stai combinando? Prima di tutto devo togliere lo zaino e riuscire ad agganciarlo a uno spuntone di roccia. E poi lo tirerò su con la cordicella. A quel punto tento il colpo. Non ho scelta. Strapiombo, roccia sfaldata. Sono malmesso. Forza, Lori. È il momento di darmi una mano. Questo passaggio è l'unica via d'uscita. Se lì sotto lo zaino si sgancia, mi tira giù. Questo è l'alpinista Erard Loretan, filmato da Romolo Notaris. Quindi erano loro due che scalavano una parete impossibile. Ce l'ho fatta, sono fuori. Teoricamente, da qui alla cima non dovrebbero più esserci problemi. Ancora qualche passaggio su roccia, un po' misto, non troppo duro, ma è stupendo. Un'ascensione variata, proprio come piace a me. È davvero un angolo di mondo affascinante. La roccia qui è bella solida, ma un solo errore sarebbe fatale, quindi guai a rilassarsi. Concentrazione assoluta. Mi accorgo che qui in Antartide non c'è nessun genere di vita, nemmeno licheni sulla roccia. La cima sommitale è da favola, 2500 metri di vuoto sia da una parte che dall'altra. Sapere che tra poco sarò il primo al mondo a mettere piede su quella vetta dopo un anno di attesa febbrile è molto eccitante. Mi viene da pensare ai grandi esploratori che all'inizio del secolo si sono avventurati in questa regione, Shackleton, Scott, Amundsen. Dovevano provare le mie stesse sensazioni. Adesso sono emozionato come durante la mia prima ascensione l'anno scorso, quando Romolo ha dovuto rinunciare e io decisi di provarci in solitaria. Ed ero solo davvero, mentre questa volta Romolo c'è, poco più in là, dietro la cinepresa, e soffre con me gradino su gradino, e gioirà con me sulla vetta. Era la prima volta che facevo una così grande parete in solitaria e scoprivo qualcosa di indescrivibile dentro e fuori di me, mai vissuto prima. Ancora pochi metri e sarà il colmo della felicità. Già questo panorama ha qualcosa di magico. Il vento è fortissimo. Vuol dire che la vetta si avvicina. Il freddo qui è sempre intenso. La temperatura media annua oscilla tra 50 e 60 gradi sotto zero. Questo è il paradiso di un nuovo alpinismo allo stato puro. Gli alpinisti che avranno la fortuna di venire qui dovranno avere la coscienza di non lasciare tracce del loro passaggio, né corde fisse, né campi abbandonati, né soprattutto rifiuti. Dovranno rispettare la natura. Mezzanotte del primo dicembre. Dopo 9 ore che mi abbaruffo con questa parete, sono finalmente ripagato.
Sono sulla vetta del monte Epperly a 4606 metri di quota. Mi sembra di essere Armstrong sulla Luna, immerso in una natura straordinaria, in simbiosi con lei. L'attimo che sto vivendo è incalcolabilmente prezioso. Il viaggio per raggiungere stavolta il Monte Scott. Per fare questo è necessario attraversare il canale di... Tratto di mare pericoloso per i venti che spingono gli iceberg a concentrarsi a volte tutti in un solo punto, bloccando il passaggio alle barche. Prendiamo il viaggio, ma questa volta a malincuore, con la prua rivolta a nord. Prima di imboccare in senso inverso il canale di Lemaire, ci troviamo davanti a grandi blocchi di ghiaccio che si assottiglieranno fino a sciogliersi completamente, come se non fossero mai esistiti. Eppure hanno fatto da scivolo ai giochi dei pinguini, da boe alle orche, e con i loro colori e le loro geometrie hanno riempito di meraviglia i nostri occhi. A dissolvere la nostra malinconia è l'ondeggiare leggero di questa foca leopardo, che come una sapiente ballerina si esibisce nella sua danza. Come spettatori curiosi ci avviciniamo e il suo ventre in mostra sembra volerci adescare con la sua falsa vulnerabilità. Ci guarda, vanitosa, mostrandosi nella sua bellezza vellutata e lucente. Si tuffa ma ricompare per il gran finale. E poi, volteggiando, se ne va, giusto prima che il sipario cali sulla scenografia di questo teatro, raccontato dagli iceberg che colorano di turchese le nere acque dell'Antartide. Invecchiare è bello,
mi piace perché ti dà la possibilità di poter vivere di nuovo attraverso i giovani delle passioni che tu hai avuto tutta la vita. E voi passaggio. Vedere Nina arrampicare è una gioia su questi sassi dove praticamente ho imparato ad arrampicare, dove su questi sassi c'è scritta praticamente tutta la mia vita. La montagna mi ha donato la grande libertà, la libertà di scelta, la libertà di vita e la libertà di trovare degli amici che mi hanno accompagnato tutta la mia vita in queste montagne che mi faranno vivere fino all'ultimo dei momenti incredibili. Straordinario, che non poteva introdurre meglio questa sezione in cui approfondiremo queste tematiche. Io chiederei a Giovanni Pedrazzini di, anche se Romolo Notase è notissimo, è una celebrità, ma di magari presentarlo in ogni caso per chi uno o due persone lo conoscessero poco. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Penso che potremmo quasi smettere qua perché il filmato è talmente bello che sarà difficile ricamarci una discussione che ritorni sul tema della salute. Ma Romolo credo che lo conoscete tutti. Romolo è l'alpinista con la A maiuscola, è l'esploratore con la E maiuscola, è un uomo che si ha sempre cercato di spingersi oltre il suo limite, e già questo secondo me è un messaggio importante quando si parla di cultura e salute, questa tendenza sana di cercare i propri limiti e di imparare a superarli, aiuta a superare il senso di rassegnazione. Però ecco, Romolo credo che è tutto questo, e lui oltre il suo limite ha sempre cercato di andare con la testa, con le emozioni, con tutto se stesso, ed è questo credo che l'ha reso, a differenza di chi parla, una star. Penso che nel filmato avete visto l'applicazione di quello che è il bagno nella natura, quindi credo che già tutti vi sentiate meglio dopo queste immagini di verde, di blu e di bianco. Però ci sono alcuni aspetti che trovo interessanti, che forse vale la pena approfondire dopo ascoltando direttamente dalla voce di Romolo, quando lui dice il senso di libertà e questa simbiosi totale con la natura, perché credo che nell'effetto sano dell'ambiente, che è il più bello di tutti i musei, credo che ci sia anche questo simbiosi con un mondo esterno. Detto quello, prima di passare la parola a Romolo, alcune note mediche. Ecco, non tutti, penso che non ci teniate neanche, ma non tutti possono arrivare a 8000 metri, cioè la nostra natura è fatta in modo che ognuno ha il suo limite, e questi limiti sono definiti geneticamente. Quando una persona normale, cioè se stasera controlliamo il vostro tasso di ossigeno misurando la saturazione premente sul 94-96%, vuol dire che il 94-96% dell'emoglobina è saturato con ossigeno, e questo ci permette di vivere, di parlare, di fare quello che facciamo. Salendo e diminuendo la pressione parziale dell'ossigeno diminuisce la saturazione d'ossigeno, e quindi quando si arriva verso i 6000 metri
le persone normali scendono intorno al 70%. 70% vuol dire che chi, se una persona qui in questa sala avesse il 70%, la intuberebbero immediatamente. A 6.000 metri è normale. Ecco, normalmente si può arrivare a 8.000 metri con la saturazione che scende fino a 30% ed è incompatibile con la vita. Quindi la maggior parte delle persone non possono arrivare a 8.000 metri senza ossigeno. Da lì la grande moda dell'ossigeno. Ecco, Romolo è uno di quelli che è arrivato senza ossigeno, perché lui a 6.000 metri, e l'ho misurato io direttamente, aveva una saturazione di 87%, io l'avevo di 76%. Tutti l'avevamo 76%. Ecco, quindi ci sono dei limiti fisici in tutto quello che lui ha fatto. Non credo che adesso dobbiamo pensare di poterlo fare. Ecco, detto quello, chiederei a Romolo cosa intendi questa simbiosi nella natura, questo identificarsi nella natura. Beh, io penso che, avendo ascoltato la professoressa che ha parlato all'inizio, io dovrei avere lunga vita. Questa è una delle prime cose che si possono pensare. Ma comunque penso che la montagna, la natura, tutta la mia vita, che è stata praticamente dell'80% in ambienti, come avete visto sul filmato, mi ha dato la possibilità dal lato umano di vivere dei momenti incredibili che dentro di me sicuramente penso mi hanno allungato la vita e mi allungheranno la vita fino alla fine dei miei giorni. E anche se dovessi morire domani, comunque ho vissuto talmente intensamente e talmente con una gioia che non farebbe poi così tanto male, non farebbe niente. Ma comunque il contatto con la natura, il contatto con, a livello umano, ho avuto con i popoli, con gli amici che ho portato con me in montagna, sono cose indimenticabili e che sicuramente dentro di me mi danno una forza incredibile per poter continuare di nuovo sempre su questa onda. Quindi quello che si parla e che questa sera abbiamo sentito qui in questa sala, che la natura ci dà la forza, è assolutamente vero. Da parte mia, la mia forza è sempre venuta dalla montagna, è sempre venuta da questo ambiente del quale abbiamo visto. Ho avuto momenti anche difficili nella mia vita, ma è sempre stata la montagna e la natura che mi ha riportato a galla e che mi ha riportato a vivere come sto vivendo oggigiorno. Grazie mille. E poi, se ci sono domande da parte del pubblico, sentitevi liberi e approfittatene. Romolo mi aveva detto: a me piacerebbe che ci sia interazione con il pubblico, quindi che il pubblico ne approfitti e mi faccia domande. Mi piace mettermi in discussione. Ecco, solo una riflessione adesso da parte mia come medico sull'interessante tema dell'ambiente, un tuffo nel paesaggio. Come diceva la dottoressa e come sottolineato anche dal professor Grossi, ecco, questo effetto dei colori e questo impatto che hanno apparentemente sulla salute, da parte mia, se volete, due riflessioni. Ecco, non dimentichiamo l'effetto anche del camminare nella natura, quindi da cardiologo devo per forza dirlo, però è il moto anche che fa star bene, non solo la vista dei colori. Certo, la vista dei colori è fondamentale, dalla stanza di ospedale. Il professor Maino diceva: il civico è brutto, però ha una bella vista. Ecco, comunque gli ospedali moderni e gli ospedali futuri dovranno essere costruiti esposti alla luce, esposti al verde, perché si sa che chi non può camminare, chi non ha la salute per godersi la natura, può farlo con la vista e con gli altri sensi. Quindi credo che questo deve essere un messaggio importante. Nei luoghi di cura, che una volta venivano messi nei posti vicini ai cimiteri perché la gente andava per morire, quindi nei posti già grigi per natura, oggi vengono costruiti dove la gente va per farsi curare. Quindi l'effetto della luce, le finestre esposte, lì dove lavoro i pazienti hanno il diritto alla luce naturale, il personale vive con la luce interna. Però è un concetto molto molto importante, quindi che tocca già l'architettura. Ritornando all'attività fisica, ecco, quello che fa bene nella natura è sicuramente l'esposizione ai colori, ai paesaggi,
ma è l'attività fisica, è l'attività fisica stessa, cioè è dimostrato che chi cammina abbassa i suoi valori di colesterolo LDL. Il colesterolo LDL è quello cattivo, è quello che forma i problemi alle arterie, è quello che danneggia i vasi. Camminando, pedalando, come fa il professor Maino, io cammino piuttosto, però c'è questo effetto dimostrato e probabilmente più potente di qualsiasi altro effetto. L'attività fisica ha un effetto antiossidante, cioè tutte cose con grande evidenza medica. Quindi l'uomo è fatto per camminare. L'uomo sapiens che doveva cacciare gli animali aveva un colesterolo LDL bassissimo, molto più basso di qualsiasi persona negli anni 2000, perché era continuamente in moto e aveva delle arterie sane. Moriva di altre cose, moriva di infezioni o del morso dei leoni, però non esisteva l'arteriosclerosi, che è diventata la malattia del ventesimo e probabilmente del ventunesimo e di parte del ventunesimo secolo. Quindi penso che l'invito a tutti è di dire, nel limite delle vostre possibilità, uscite nella natura e camminate, perché questo è il grande impatto sulla salute. E dopo è chiaro, cioè, i colori, l'esposizione ai colori è importante. Noi abbiamo fatto un esperimento interessante adesso al cardiocentro. Avete visto questa realtà virtuale, avete visto queste maschere che permettono di così da fermi di guardare delle foto o anche paesaggi in movimento. Lo stiamo usando adesso sui nostri pazienti durante gli interventi da svegli. Ci sono interventi che si fanno in paziente sveglio e c'è la possibilità per chi vuole di indossare queste maschere di realtà virtuale, ed è chiaro che ne otteniamo un effetto potentemente rilassante, cioè la persona è molto più rilassata, è molto più disponibile, comunque può parlare anche se guarda il suo paesaggio. E anche qui ci sono due possibilità: o un paesaggio bianco di neve o un paesaggio di acqua, di mare. Quindi sono queste due i paesaggi. Però anche questo funziona molto bene, quindi sicuramente fa parte delle opzioni terapeutiche future, come diceva la dottoressa. Ecco, queste sono alcune riflessioni sul tema della salute e dell'ambiente. Benissimo, allora mi inserisco anch'io per dire che il prossimo incontro, non so se si sente, sì, che sarà il 15 novembre, si parlerà di felicità, segreti della felicità. Andremo un po' in profondità su questo argomento, che è veramente molto importante, perché in fondo è quello che augureremmo ai nostri figli, di essere felici, no? Più che avere successo nella vita. E volevo fare una domanda appunto a Romolo. Immagino che quando si arriva sulla cima di una montagna, che magari ha richiesto programmazioni molto lunghe o magari diversi tentativi, perché magari il primo è andato male, si provi un senso di appagamento, di felicità incredibile. Forse poi ce lo racconterà, ma in questa sensazione gioca più il fatto di avere vinto la sfida o anche la componente ambientale del panorama di quello che uno vede intorno. Cioè, com'è il gioco di questi due aspetti? Ma io penso che sono tutte e due le cose, perché quando si prepara una spedizione con una grande aspettativa per raggiungere una cima inviolata, oppure una cima dove praticamente sono stati pochi al mondo a raggiungerla, è sicuramente una preparazione che richiede una lunga storia. Il raggiungimento della cima comunque è un momento, soprattutto a mio modo di vedere, di felicità interiore, proprio che ti vive dentro. Va a finire quasi sempre in lacrime, è chiaro, perché è un momento emozionante, incredibile. Ma io ho sempre vissuto la montagna anche dal punto di vista
di considerarla, non è solo il raggiungimento della cima. Il raggiungimento della cima fa parte di una piccola parte di una spedizione o di una scalata. Il raggiungimento della cima è vivere la natura, star lì, è quello che ti dà la gioia dentro, che stai bene. Tant'è vero che adesso non lo si fa più perché tanti giovani cercano di correre sulle montagne. Io personalmente ho corso poco e quando arrivavo a magari a 200 metri, anche a 100 metri dalla cima e avevo il tempo di potermi guardare attorno, preferivo fare un bivacco guardando la valle e scendendo il giorno dopo per proprio vivere la natura. Questo era un'etica che ai giovani oggi forse appartiene meno, perché io parlo dell'Uli Steck, che è stato un mio allievo ed è stato quasi un figlio per me. A lui piaceva correre, piaceva fare le montagne di corsa e fare i tempi record. Io personalmente questo non l'ho mai vissuto. Ho sempre vissuto la montagna in maniera proprio di goderla e anche di farla godere a chi mi stava accanto. Ci sono due aspetti dell'alpinismo: uno, un alpinista che lo fa per se stesso con un compagno ed è una cosa, e l'alpinista che invece diventa guida alpina e poi porta in montagna degli amici o addirittura dei clienti, guadagnandosi la vita. Io penso che la seconda parte è una anche delle bellissime cose, perché riesci a far vivere a qualcuno il quale non è magari capace di fare questa cosa, ma dal punto di vista umano, per una guida alpinista che fa raggiungere la cima ad un compagno e che gli cede il passo, gli ultimi passi per arrivare in cima, sia un momento grandioso, e questo, a mio modo di vedere, ti allunga la vita. Credo che ci sia una domanda dal fondo, professor Maino. Grazie, veramente bellissimo. Io avevo una domanda per l'uno e per l'altro. Per te, Giovanni, esercizio puro senza spazi aperti vale lo stesso o meno dell'esercizio in spazio aperto? Cioè è il movimento che fa qualcosa, oppure il movimento e in più questo effetto di essere inglobati in qualcosa più grande di te, in cui ti senti di appartenere? E per Romolo Notari, la gestione del rischio. In fondo facciamo cose che a quel livello di rischio, vedevo questo poveretto che andava su senza guanti, a noi sarebbero proibite come medici. Come mai voi guide sono permesse, e come gestite questo tipo di fare un mestiere rischioso prima di tutto per voi stessi? Comincio io allora, grazie per la domanda. Allora, in termini di benessere fisico, quindi di impatto biologico dell'esercizio fisico, di per sé lo si può fare anche in una palestra pedalando. È chiaro che tutti siamo coscienti che non ha lo stesso impatto psichico, e quindi tutti siamo, è banale la mia risposta se vuoi, però posso dirti che è dimostrato che anche in palestra senza finestre si abbassano i valori del colesterolo, però è anche chiaro che non abbiamo lo stesso beneficio quando ritorniamo a casa dopo 2 ore, 3 ore, 4 ore da una camminata e pedalate. Penso che anche di quello bisogna tener conto, anche se è più difficilmente misurabile questo benessere fisico. Per rispondere a quello che ha chiesto lo spettatore, direi che soprattutto per noi atleti l'allenamento fisico indoor è quasi una cosa che la si fa solo per poter vedere se il corpo raggiunge, se il fisico raggiunge certi livelli. Però fuori è tutt'altra cosa. D'altronde, personalmente, ho sempre fatto fatica a fare un allenamento statico, cioè all'interno, le flessioni, tutte queste cose. Ho sempre preferito fare un allenamento sul campo, e quello ti dà, oltre il fatto di dirti sei pronto per poter fare certe cose, ti dà anche il fatto che vivi in completa natura e vivi in posti che sono incontaminati e anche diversi dal punto di vista umano.
Forse una riflessione, posso? Sì, sì, certo. Una riflessione, si è prima parlato del tema dell'inquinamento. Ecco, e anche qui ci sono dei dati potenti che dimostrano che le diverse forme di inquinamento sono e possono essere molto dannose sulla salute. Quindi l'inquinamento ambientale che conosciamo tutti, adesso parlo per il cuore, però si sa è nocivo per il cuore, quindi aumenta l'incidenza, la prevalenza degli infarti nelle zone più inquinate. Ma quello che è interessante è che anche l'inquinamento fonico, quindi l'esposizione ai tumori nelle aree industriali con alte emissioni sonore vicino agli aeroporti, si osserva una mortalità cardiovascolare più alta. E da lì la domanda: ma qual è l'effetto del silenzio? La faccio a Romolo alpinista, perché nella dimensione dell'alpinista e in molte dimensioni, adesso penso ai monasteri, però c'è il silenzio, come non ci sono solo i colori, ma c'è il silenzio. Tu come lo vedi la dimensione del silenzio quando cammini, quando sei in questi immensi spazi dove non c'è più niente, sei solo con te stesso? Beh, io penso che comunque per un alpinista, ma anche per un esploratore, essere isolati nel silenzio totale, essere in un bianco come poteva essere l'Antartide al Polo Sud, oppure sulla cima di un 8000, sia effettivamente incredibile, che ti dà. E poi sei esposto al pericolo, e tante volte si diventa, io l'ho provato tante volte su me stesso, mi sono salvato la vita perché annusi la natura, cioè la ascolti, cioè quando sei in completa natura, anche esposto a pericoli oggettivi come potrebbero essere le valanghe, i crepacci, tu ascolti la natura, ascolti il vento, ascolti tutto quello che ti sta attorno, e se tu ascolti bene la natura ti suggerisce i pericoli ai quali vai incontro. Come un po' gli animali, un camoscio, se voi lo guardate, io li ho guardati tante volte in montagna, tante volte i camosci schivano le valanghe proprio per natura, cioè li vedi col naso alto che fiutano, e noi alpinisti, io personalmente ho fatto tante volte questo, quindi ascoltando la natura, il vento, la neve che quando cade fa quel piccolo rumore sul terreno, sono cose che ti suggeriscono tante cose e ti fanno vivere anche momenti che ti salvano la vita. Faccio una considerazione, permettetemela, visto che mi occupo di malattie del neurosviluppo. Ecco, tutto quello di cui abbiamo parlato questa sera e di cui parleremo poi nei prossimi incontri, ha un grandissimo valore soprattutto in una condizione che è la gravidanza, perché gli effetti nocivi dell'esposizione agli inquinanti, ad esempio, possono innescare dei processi che noi oggi chiamiamo epigenetici, in cui alcuni geni buoni o cattivi vengono silenziati o vengono attivati e possono dare delle manifestazioni nel momento in cui il cervello del feto si sta organizzando, cioè in cui c'è questa neurogenesi. È un momento delicatissimo. Se in questo momento la madre ha un'esposizione critica a tutta una serie di composti chimici derivati ovviamente dall'attività industriale, dal traffico, ma anche da tutta una serie di fattori alimentari, eccetera, diciamo tossici in generale, si producono queste alterazioni che poi si traducono alla nascita nel fatto che questo neonato è già segnato, sarà autistico. E lo si scoprirà solo dopo 2-3 anni e sarà troppo tardi. Quindi quando parliamo di prevenzione, io direi che dovremmo fare una grande attenzione a questo periodo che poi ha dei riflessi anche molto tardivi. C'è la teoria del developmental origin of disease, cioè
malattie che si manifestano in età matura, che sono già state determinate nel grembo materno e si manifesteranno più avanti. Quindi vorrei incoraggiare la comunità, i medici e ovviamente le donne a avere una grande attenzione in questo periodo, e proprio il contatto con la natura avrebbe un grandissimo significato, perché ci allontana, ci riduce molto l'esposizione agli inquinanti, ci dà questa sensazione di serenità che di per sé stessa ha un effetto proprio epigenetico, e quindi sicuramente avremo meno rischi di avere dei problemi di malattie del neurosviluppo nel neonato se seguiamo questi consigli. L'esercizio fisico è molto importante. Volevo chiedere a Giovanni se l'esercizio fisico può essere considerato come un farmaco, in buona sostanza, ma chi lo deve prescrivere? Abbiamo bisogno di uno specialista di settore tipo scienze motorie, oppure il clinico può appropriarsi anche di questi aspetti specialistici? Ma l'esercizio è una bella domanda, grazie. L'esercizio fisico viene oggigiorno considerato alla stregua di un farmaco, e probabilmente è potente come una combinazione di più farmaci. Quindi un'intensa attività fisica ha un effetto non lontano da quello dell'aspirina, ha un effetto non lontano da quello delle statine, che abbassano il colesterolo, ha un effetto non lontano da quello dei beta bloccanti, che abbassa la frequenza, ha un effetto di protezione sul sistema vascolare, che non è lontano da quello dei calcio antagonisti o degli ACE inibitori. Adesso vi sto facendo una lista di medicamenti che noi usiamo e prescriviamo quotidianamente ai nostri pazienti cardiopatici. Quindi non potrei dire che l'attività fisica adesso previene da tutta una serie di altre malattie, ma è sicuro che l'impatto sul sistema cardiovascolare, che poi è un sistema che tocca tutto il corpo, dal cervello al cuore, ai reni, quindi che ci protegge globalmente, è sicuramente paragonabile a quello di una pastiglia. La domanda è quanta attività fisica fa bene, e qui la risposta è un pochettino più difficile, perché si sa che c'è un minimo e c'è anche un massimo. Adesso si sta un pochettino, cioè la cultura moderna dice sport, e c'è gente che spinge un po' oltre il proprio limite. Adesso non voglio ritornare su storie conosciute, ma che c'è la possibilità di spingere oltre il proprio limite l'attività fisica. Quindi l'attività fisica necessaria per star bene probabilmente non è così tanta, e possiamo farla tutti senza prescrizione del medico. Bastano probabilmente 20-30 minuti tre volte alla settimana di camminata, di corsetta leggera, di un qualcosa di attività fisica, e che è diverso da una maratona, che è diverso da una prestazione sportiva ad alto livello. Per quelle è giusto andare dal medico e capire se siamo in grado di sopportarle, mentre quella di tre volte alla settimana, che è probabilmente il livello giusto per arrivare a 100 anni, se non ci sono altre malattie e se i geni ce lo permettono, perché in ultima istanza sono soprattutto i geni che condizionano la nostra possibilità e capacità di diventare vecchi, e sono il nostro orologio della vita che non possiamo influenzare, possiamo al massimo modificarlo un pochettino, però ecco, è in quell'ambito lì. Dopo che uno faccia sport per star bene è un'altra questione, ma non è probabilmente così tanto, quindi non ci vuole il medico per farlo, basta farlo. Molto grazie. Allora, ci sono altre domande? Domanda. Ecco qua. Grazie. Io una domanda per i professori Grossi e Pedazzini. Abbiamo sentito Romolo che ci fa sentire l'importanza della montagna, del bianco, della cima, dell'avventura, e quindi intuitivamente vediamo bene l'effetto positivo. Però
al di là dello sforzo fisico, sul piano psicologico, psichico, è stato dimostrato l'effetto positivo delle avventure, dell'emozione che Romolo così bene ci descrive? Ma sicuramente è un'ottima domanda, perché come è stato detto prima, in realtà la scienza si sta interrogando da poco su questi aspetti legati soprattutto alla montagna, alla neve, al cosiddetto white space. Gli studi sono ancora pochi e appunto prima, proprio prima di che iniziasse la sessione, ero curioso di chiedere a Romolo se hanno mai utilizzato dei questionari sulla parte psicologica, emotiva durante le imprese per valutare come si modifica lo stato psicologico lungo tutto l'arco dell'impresa, che poi può voler dire, come giustamente mi aveva ricordato, anche la sconfitta, perché non sempre c'è la gioia, no? C'è anche, e poi anche la paura, quindi è tutta una parte che andrebbe sicuramente esplorata e meriterebbe degli studi ad hoc con dei protocolli molto precisi per interrogare magari nella pausa del bivacco, che mi spiegava dalle 6 alle 4 di mattina ci si ferma, dalle 6 di sera alle 4 di mattina, c'è tempo anche di riempire qualche questionario. Ah beh, che ci sia il tempo di riempire il questionario è chiaro. Cioè, un bivacco è sempre per un alpinista il momento dove di riflessione e anche di tormento, perché in fondo tu sei magari in mezzo a una parete e aspetti la mattina per poter continuare, non sai se il tempo cambia, se non cambia. Quindi il pensiero durante la notte è comunque una tribolazione che ti fa pensare, che ti fa andare in tutti i posti del mondo, no? Ma sicuramente penso che bivaccare e vivere la montagna fa parte anche di questo. La paura, per esempio, è una cosa che appartiene all'alpinista. Senza paura si farebbero cose non nel giusto. La paura tante volte ti fa rinunciare al momento giusto, e la rinuncia è una delle cose che allunga la vita all'alpinista, è chiaro. Se non si ha paura e che si è sfrontati, io ho avuto anche tanti amici che andavano oltre questo pensiero, e però è andata male anche per loro. In fondo per l'alpinista l'importante è diventare anche vecchio. Un alpinista vecchio è segno che tante volte ha ragionato più di un altro. Questo è sicuramente l'impossibile. Ma proprio il fatto di vivere la preparazione di una grande scalata, per esempio di una parete nord sulle Alpi difficile, la notte è forse la cosa più lunga da vivere. Quando si è nell'azione non si vive il momento e si fa. La preparazione è sempre la cosa più difficile. Il pensiero, quando si fa una grande parete, per esempio anche sulle Alpi, di notte non si dorme quasi mai, perché l'avvicinamento la mattina è il momento più difficile, e anche la preparazione interiore durante la notte. Quando si è nell'azione, dopo sì. E poi a questo punto bisogna proprio sapere ascoltare quello che la natura ti dice e magari avere il momento per rinunciare. Io al Makalu nell'82 sono arrivato a 100 metri dalla cima, eravamo con Troyer ed eravamo una delle poche coppie che avevano raggiunto gli 8300 metri in stile alpino. Se non avessimo rinunciato, probabilmente non sarei neanche più qui a raccontarla. Abbiamo dovuto fare la discesa in completa autonomia. Sono poi tornato 2 anni dopo e ho conquistato la cima, ma ci sono voluti altri due anni di preparazione mentale per tornare sul posto. Forse per tornare brevemente alla domanda del professor Peter, c'è una strettissima connessione fra il cervello e il cuore, sicuramente anche fra il cervello e gli altri organi. Sembra una banalità, quando ci emozioniamo in testa accelera il cuore, per quello che si dice che il cuore è il centro della nostra attività.
ma sono emozioni che partono dal cervello. Però la scienza moderna sta stabilendo un nesso sempre più stretto e sempre più intenso fra il cuore e il cervello. Si sa che i pazienti che soffrono di depressione sono molto più inclini a sviluppare malattie cardiovascolari, e questo si è visto che vengono attivati tutta una serie di meccanismi o di mediatori biologici che portano all'insorgenza delle patologie cardiache, sia sotto forma delle coronarie sia sotto forma di disturbi del ritmo. La stessa cosa la si pensa per le emozioni positive, che siano protettive, e questo lo si può studiare oggi. Non sono neurologo, però ci sono queste risonanze magnetiche super potenti che vedono che si accendono lì dove ci sono le emozioni, quindi ogni volta che c'è un'attività si accende una qualche parte del cervello. Questo lo si può documentare, ma da lì a dimostrare che ci sia un effetto positivo è un po' più difficile, perché lo si osserva solo tardivamente. Però sicuramente si arriverà alla dimostrazione che le emozioni positive, vissute sotto forma di una cima, vissute sotto forma di una conquista di qualcosa, hanno un effetto positivo e protettivo sulla salute. Ecco, sì, adesso magari arriviamo in conclusione. Allora io mi permetto, perché... Ah, sì. Buonasera, grazie delle presentazioni e dei filmati. Una domanda a Romolo: abbiamo visto delle immagini bellissime sui ghiacciai, l'Antartide. Volevo chiedere all'alpinista come vive i cambiamenti climatici e gli effetti negativi, quindi sui ghiacciai che stanno scomparendo. Questa è la domanda a Romolo, e la domanda a Giovanni: abbiamo visto che il ruolo della prevenzione è fondamentale. Il nostro stato di salute è determinato fondamentalmente da tutte le attività di prevenzione, dall'inquinamento, dallo stato dell'aria. Ora, cosa possiamo fare? Cosa fa il sistema, tra virgolette, riparatore, quindi sistema sanitario, per promuovere la prevenzione? Grazie. Beh, allora io rispondo come alpinista. Sicuramente il cambiamento climatico lo stanno vivendo anche tutti gli alpinisti, è chiaro, c'è, e lo si vede soprattutto in montagna. Basti pensare al crollo del Cengalo, che vuol dire che praticamente il permafrost si chiama, è entrato nelle fessure, ha scollato e è venuta giù una catastrofe. Ma dal punto di vista alpinistico devo dire che noi abbiamo vissuto un periodo anni fa, parliamo di 20-30 anni fa, dove si scalavano spesso e volentieri nelle nostre Alpi le pareti nord. Oggi d'estate le pareti nord non vengono più toccate dagli alpinisti, perché sono diventate troppo pericolose, cioè praticamente il cambiamento climatico ha fatto sì che le pareti ghiacciate diventano quasi inviolabili d'estate, li si fanno d'inverno. La Nord del Cervino, che io ho scalato una volta d'inverno e una volta d'estate, una volta la si faceva più d'estate che d'inverno, oggi la Nord del Cervino non si fa più d'estate, si fa solo d'inverno, perché è solo con il clima così freddo che si può scalare. Quindi dal punto di vista alpinistico abbiamo questo aspetto. E poi effettivamente anche nei ghiacciai, tante volte si facevano dei ghiacciai che adesso non si possono più percorrere, e questo è un vero peccato. Adesso lascio la parola a Giovanni, che vi risponde per l'altra domanda. Che cerca di rispondere all'altra domanda, perché non c'è ancora una chiara risposta. Potrei dirti che la Società Europea di Cardiologia ha creato un gruppo di lavoro per occuparsi dei danni legati ai problemi ambientali. Quindi direi che la comunità scientifica, che la comunità medica sta prendendo coscienza di questo effetto nocivo dell'inquinamento sulla salute, ma da lì a dire che ci sono e che i sistemi sanitari hanno già adottato delle misure chiare, non oserei. Siamo ancora in una fase di studio, e ammetto che probabilmente è un treno che non bisogna perdere, perché
È chiaro che noi in queste zone probabilmente abbiamo un'esposizione bassa, ma ci sono altre zone dove c'è un'esposizione alta e i danni sulla salute sono rilevanti. Però la comunità scientifica si sta dedicando penso in maniera crescente a questo aspetto. Magari mi permetto adesso, a conclusione, siamo quasi a conclusione, di raccontarvi un aneddoto. Così vi parlo del Romolo medico, perché Romolo, oltre che esploratore alpinista, si è trovato in tante spedizioni in Himalaya, in Nepal, senza il medico. Il medico è una figura importante, perché camminando e attraversando i paesaggi nepalesi, passando dai villaggi, c'è un'alta richiesta. Quindi quando sono andato in Nepal mi è capitato di curare tanta gente, bambini, adulti, così, che non avevano altrimenti nessuna possibilità. Poi nella seconda parte del nostro trekking, scendendo, perché eravamo arrivati fino a 6.000 metri, abbiamo dovuto rinunciare a un passo perché c'era troppa neve, era pericoloso, la saggezza del Romolo ce l'ha imposto, siamo finiti in una zona bruttissima, proprio un più brutto dei posti, che in mezzo alla foresta, incassato, non c'era sole. È arrivato uno dei portatori e mi ha chiesto se potevo visitarlo, e allora mi fa vedere che aveva delle ulcere sulle cosce. E poi gente così molto pudica, gli ho chiesto se poteva abbassare le mutande, e allora siamo andati in una stalla diroccata, e era già sera tardi, erano le 6 di sera, ma era già scuro, con la luce illuminata ho visto che c'erano un po' di ulcere dappertutto. E allora rientro da Romolo, che nel frattempo con altre persone stava raccontando della sua spedizione al Pumori, dove tra l'altro era morto un medico ticinese di male di montagna, e come apro la bocca, Romolo, secondo me questo qui, lui fa, ha una sifilide, è chiarissimo, e io non avevo mai visto una sifilide in vita mia prima. E lui ha posto la diagnosi, e poi gli ho dato tutta la penicillina che avevamo, e penso che sia guarito nel frattempo. Questo è il Romolo medico. Qui vi racconto un'altra storia che è stata molto bella, che è finita un po' meglio, no? Comunque io ho partecipato a diverse spedizioni, ho avuto la fortuna di avere dei medici, e mi è sempre piaciuta il fatto di capire quello che la medicina poteva fare in questi posti, e ho sempre fatto da assistente. Nel 1982, lo racconto perché era una cosa che mi aveva dato una gioia incredibile, al campo a 4.600 metri c'era una famiglia con 12 bambini pastori, e c'era una bambina che purtroppo piangeva dalla mattina alla sera, e la mamma me la porta, e io non avevo il medico, ero io il medico. Allora la spedizione prima avevamo avuto una farmacia abbastanza grande, con anche gli strumenti da medico, e ho preso il coso a guardarne le orecchie, perché lei si lamentava che aveva male alle orecchie, no? E lì guardo dentro e vedo che c'è del pus che esce da questo orecchio, e ho detto, ma probabilmente è un'otite grave, no? Allora ho detto, ma qui cosa faccio? Allora ho spezzettato gli antibiotici per i grandi, e col mio Sherpa, il mio Sirdar, ho spiegato alla famiglia come procedere prendendo questi antibiotici praticamente spezzettati. Poi il giorno dopo ho lasciato per 8-10 giorni di cure per questa bambina, e noi il giorno dopo siamo partiti per il campo base, che distava comunque a 6-7 ore dal campo, e abbiamo cominciato la nostra spedizione. 12 giorni dopo si presenta la mamma di questa bambina, che era la mamma dei 12 figli, con una brocca di legno dove si fa gli yogurt, e ci ha portato gli yogurt per ringraziare che la bambina era guarita. Per me è stato uno dei momenti più belli della mia vita come medico in Himalaya. Questo tanto per raccontare anch'io una storia così. Bene, con questi
bellissimi aneddoti, penso che possiamo chiudere la serata. Alla prossima, buona serata a tutti, grazie.